Benvenuti sul canale di Empower, io sono Luca Spadano e sono il proprietario di Empower. Qui su questo canale, su YouTube, parliamo di auto, principalmente auto GDM. Ma volete sapere qual è la domanda che mi fanno più spesso le persone su Instagram? Ah, a proposito, seguitemi su Instagram, questo qui è il mio contatto. La domanda che mi fanno più spesso sui social è: se io volessi acquistare un'auto GDM, tu potresti aiutarmi? E la risposta è: ma certo ragazzi. Forse molti di voi ci seguono soltanto su YouTube e non sanno effettivamente di cosa si occupa Empower. Diciamo che Empower, come core business principale, si occupa di ricambi tuning per modificare la vostra auto con prodotti che partono da interni, esterni, motore, telaio, eccetera, eccetera. Il secondo business di cui mi occupo è la vendita delle auto. Ovviamente non vendo auto normali, siamo specializzati in auto giapponesi, cosiddette GDM. Ci occupiamo anche di importazione, ma più spesso ci capita di restaurare auto che sono già presenti sul territorio italiano. Chi ci segue su YouTube ovviamente vede che ci occupiamo principalmente di restaurare e modificare auto giapponesi. E per fare le puntate che voi vedete su YouTube occorre molto tempo e molta dedizione. E è impensabile che una realtà come Empower faccia 4 o 5 auto in un anno. Ovviamente noi facciamo molte più auto, il problema è che magari non le portiamo tutte quante su YouTube perché le consegniamo direttamente ai clienti che sono i diretti interessati che ci hanno appunto contattato perché facessimo da intermediari. Ed oggi parliamo proprio di questo, cioè del servizio di intermediazione che offriamo a tutti quanti i nostri clienti. È ovvio che se è la prima volta che stai cercando di acquistare un'auto giapponese, capisco che tu possa essere molto spaventato. Le persone che ti circondano probabilmente ti hanno preso per pazzo quando hai detto che vuoi acquistare un'auto che magari ha già 15, 20, 25 anni. E scontrarsi quindi con tutti i tuoi amici, con chi ti sta vicino, con la famiglia, diventa comunque un ostacolo. Il secondo ostacolo è appunto la mancata conoscenza della vettura e quindi la paura di commettere un errore. Infatti non è per niente facile decidere di acquistare un'auto giapponese, comunque ecco, un'auto storica, recarsi magari dall'altra parte dell'Italia, organizzare il viaggio, organizzarsi con il venditore, organizzare il pagamento, cioè sono delle componenti che possono causare un forte stress e spesso e volentieri portano alla rinuncia del vostro progetto. Proprio per questo mettiamo a disposizione il nostro servizio di intermediazione. Andiamo più nello specifico. E così tu vuoi la tua prima GDM. Il primo passo è quello di contattarmi su Instagram, direttamente Luca Spadano, oppure tramite la nostra pagina social di Empower Official Page. Devi cercare di capire che noi riceviamo tantissime richieste da tantissime persone, alcune serie, altre un po' meno, quindi dobbiamo cercare ovviamente di smaltire la posta in arrivo. È molto importante quindi definire fin da subito l'auto che si vuole e il budget a disposizione. Se il budget sarà congruo, quindi sarà adatto a quel tipo di auto che stai cercando, passeremo poi al secondo step in cui verrai ricontattato direttamente da me o dal nostro staff per definire meglio il servizio di intermediazione. Ma cosa facciamo poi effettivamente? Beh, noi facciamo tutto, dalla ricerca alla trattativa, all'andare a controllare la vettura, al portartela a casa. Addirittura, essendo noi comunque in grado anche di modificare, tagliandare e personalizzare un'auto, possiamo anche offrirti una serie di servizi aggiuntivi che vanno oltre il mero costo dell'auto, quali per esempio una elaborazione particolare, l'installazione di alcune componenti, una riverniciatura, ma anche dei servizi come per esempio l'iscrizione all'ASI se l'auto è comunque ventennale o trentennale, oppure un aiuto per quanto riguarda l'assicurazione. Quindi veramente noi ci occupiamo di tutto a 360 gradi. Chiediamo al cliente solamente di specificare appunto l'auto, il budget, dopodiché pensiamo noi al resto. Il budget, questa è la condizio sine qua non, cioè senza questo non possiamo andare avanti. Quindi la definizione della massima spesa è importante, ma ancor più importante è la possibilità di avere a disposizione immediatamente quella somma di denaro. Questo perché noi non possiamo cominciare a cercare delle auto per una persona che deve prima prendere un finanziamento, che deve ereditare dallo zio in America quei soldi, che deve prima vendere la sua macchina per incassare la metà o parte di quei soldi. Ci contatterete solo nel momento in cui i soldi sono pronti, anche perché non è detto che con tutte le conoscenze che abbiamo, con tutti i fan che ci seguono in Italia, non possa accadere
di trovare la vostra auto dei sogni in meno di una settimana, quindi è molto importante che il budget sia congruo e pronto. Ho cercato di essere il più preciso e breve possibile, adesso è il momento di accontentare due clienti. Il primo cliente è Matteo, la sua richiesta è una 370Z assolutamente manuale, preferibilmente nera oppure grigio scuro, il più possibile originale perché vuole una tela bianca per poi dipingerla come meglio crede. Il suo budget a disposizione è 26.000 euro. In questi 26.000 euro è inclusa sempre anche la nostra commissione. Noi ci occupiamo appunto di trovare un'auto, di fare la trattativa e di cercare a tutti i costi di includere nel tuo budget a disposizione anche la nostra commissione. E questo è fantastico perché praticamente a te l'auto costerebbe la stessa identica cifra, soltanto che in questo caso saremo noi a ricercarla, noi a controllarla e noi a fare l'eventuale trattativa e portarla quindi poi a casa. Quindi allo stesso prezzo hai un professionista che si occupa e si preoccupa di tutto per te. Ho cercato un po' attraverso i social e attraverso i siti che utilizziamo di solito per trovare queste auto ed è saltata fuori una 370Z molto interessante ad Empoli. Quindi ci mettiamo in macchina, ho già parlato con il venditore e intavolato una trattativa, ho ottenuto tutte quante le informazioni che mi servivano, l'auto è completamente originale, ha meno di 30.000 km, quindi è l'ideale, è proprio quello che cercava Matteo, tra l'altro è nera. Ci mettiamo quindi a bordo della nostra auto e andiamo in direzione Empoli a verificare che questa 370Z possa effettivamente essere quella giusta per Matteo. L'auto si presenta davvero molto bene, ovviamente è tutta quanta originale, quindi il controllo è molto più semplice in quanto è una vettura standard. È il momento di provarla, ci facciamo un giro insieme al proprietario e mentre la guido mi faccio raccontare un po' la storia di questo 370Z. Ok, sono abbastanza convinto che questa sia l'auto giusta per Matteo, è perfettamente nel budget, il chilometraggio è bassissimo, si tratta di un'auto Unipro mai modificata, quindi per me questa è l'auto da prendere. Aspettiamo la conferma telefonica da parte di Matteo e poi procederemo con il passaggio di proprietà e la portiamo a Roma. Come vi ho spiegato, oltre all'acquisto, quindi su commissione della vettura, possiamo anche valutare insieme al cliente se è il caso di fare degli interventi, come per esempio un tagliando oppure delle modifiche. In questo caso Matteo, sapendo della nostra passione per il detailing, ci ha chiesto di ripulire per bene gli interni, quindi di effettuare un detailing all'interno e di effettuare una lucidatura a specchio degli esterni. L'auto è finalmente pronta per la consegna, Matteo ha deciso di venire qui da noi in concessionaria a Roma e quindi è il momento di svelare la bimba al nuovo proprietario. Secondo acquisto su commissione per quanto riguarda i mesi scorsi, si tratta questa volta di due fratelli con una richiesta ben diversa da quella di Matteo. Mentre Matteo ha richiesto un'auto pressoché moderna, tutta quanta originale nelle sue linee, nelle sue forme, loro mi hanno richiesto una vera giapponese old school. Sono indecisi fra la 3000 GT e la 300ZX. Il loro budget è di 24-25.000 euro. Per loro si tratta della prima giapponese
mese in casa, quindi sono abbastanza entusiasti. Anche in questo caso il budget è fin da subito disponibile e cominciamo subito a cercare la vettura tra i nostri follower, quindi pubblicando degli annunci direttamente sui nostri social. Proprio in questo modo sono riuscito a trovare una bellissima 300 ZX con soltanto 70.000 km, anche questa tutta quanta nera, anche questa tutta quanta originale. In questo caso nella trattativa sono riuscito ad includere il trasporto da Codogno a Roma, quindi sarà lo stesso venditore che mi porterà l'auto qui a Roma. Questa mossa non è da sottovalutare, non è che a me non va di andare fino a Codogno a prendere la macchina, al contrario, far fare 500 km ad un'auto è sicuramente il miglior test che si possa chiedere ad un'auto. Ho dato appuntamento al venditore presso la nostra officina di fiducia, Nardi Motorsport. In questo modo ho potuto far salire sul ponte la 300ZX e controllare lo stato del sottoscocca della vettura. Dopo l'ispezione tecnica ho chiamato subito i due ragazzi, i due fratelli che mi hanno incaricato di trovare quest'auto, ho raccontato loro tutti i pro e i contro di questa vettura e ho aspettato la loro conferma. Anche in questo caso hanno scelto di fidarsi di Empower e di prendere quest'auto, quindi provvederò a fare il passaggio di proprietà per loro conto e li aspetterò qui nel nostro showroom per dargli la loro prima auto giapponese. Sono riuscito a mantenere il loro budget entro i 24.000 euro, inclusa la nostra commissione e il check-up da parte dell'officina Nardi Motorsport. L'unica cosa che mi hanno chiesto i due fratelli è quella di occuparmi dell'iscrizione al registro storico ASI, e questa è una cosa che farò con calma anche dopo aver consegnato la vettura. Benissimo ragazzi, questa puntata finisce qui. Sono stato molto contento di fare questo video, anche se è un video un po' informativo, perché comunque penso che ho tolto parecchie curiosità a tante persone che come voi ci seguono sui social. Per qualsiasi altro dubbio o domanda, resto a disposizione, vi rispondo direttamente su Instagram, Luca Spadano. Bellazzi.